Benvenuti amici di Lecosimo, quest'oggi saremo in compagnia di Lelio Bonaccorso e di Marco Rizzo, rispettivamente fumettista e giornalista, che hanno inaugurato la nuova collana di graphic novel di Feltrinelli con la loro opera Salvezza, che è appunto una graphic novel riguardo la loro esperienza a bordo della nave Aquarius, facente parte della flotta della ONG SOS Mediterranee, che fino al 20 novembre scorso ha operato all'interno del Mar Mediterraneo fungendo da soccorso nei confronti dei vari barconi che provenivano dalle regioni dell'Africa settentrionale. Come mai vi trovavate a bordo dell'Aquarius? Che l'anno scorso Feltrinelli ha aperto questa nuova posto per la Feltrinelli Comics, che si occupa appunto di graphic novel, e Tito Paraci, che è il curatore della collana, chiese a Roma, appunto l'anno scorso, a Marco di fargli una proposta. Marco gli disse: fateci imbarcare su un ONG e noi vi raccontiamo quello che succede. Cioè, questo è stato il motivo. Ci ha portato poi alla Salvezza, che è uscita appunto maggio dell'anno scorso. E come funziona un salvataggio a bordo di un ONG? Il salvataggio funziona in una maniera molto schematizzata, niente lasciato al caso. Spesso o si riceve una chiamata appunto dalla Guardia Costiera italiana, oppure magari si può avvistare in quella che viene chiamata zona salva, cioè Search and Rescue, un'imbarcazione in difficoltà. Una volta appunto che si trova appunto questa imbarcazione, che può essere un gommone, una specie di canotto per la fine, o un barcone, l'Aquarius, appunto la nave su cui noi siamo stati, si avvicina a questa nave a distanza di sicurezza, che sono centinaia di metri, vengono messi in acqua dei gommoni, vengono chiamati RIB. Questi RIB danno la spola, mettendo in sicurezza appunto la gente e portandola a bordo della nave. Poi o l'Aquarius li riporta appunto in quello che viene chiamato appunto porto sicuro, oppure li smista altre navi e rimane ancora in zona SAR, appunto come è poi successo a noi. C'è stato un momento durante questi salvataggi in cui avete avuto paura? C'è stato un salvataggio che ci è stato impedito, nonostante fossimo arrivati per primi, perché la Guardia Costiera libica era intervenuta, o meglio, voleva intervenire dopo 4 ore arrivata da Tripoli. E sono intervenuti in maniera anche abbastanza brutale, nonostante tutta l'operazione fosse inizialmente coordinata dalla Guardia Costiera. Addirittura questa nave da guerra libica si mise di traverso, non ci permise di vedere come stava procedendo il salvataggio, e sembrava che i cannoni fossero puntati verso l'Aquarius. E il giorno dopo venivamo a sapere ufficialmente, proprio da fonti libiche, che durante quel salvataggio c'erano stati dei morti. Quello è un momento di paura, ma la vera paura credo sia più profonda, nel vedere centinaia di persone che scappano da quell'orrore, che cercano un futuro, che cercano una vita migliore, e pensare a che cosa li aspetta, a che cosa hanno passato, genera certamente paura. E se doveste riassumere questa esperienza in un unico episodio, in un unico aneddoto magari particolarmente significativo, cosa raccontereste? Ci sono tanti. Io penso che Marco ne ha uno, io ne ho un altro. Per me, per esempio, è stata la storia di questo bambino eritreo arrivato con la mamma e la sorellina, un bambino di 2 anni, che la sera, questo soccorso il mattino, la sera ha avuto appunto queste convulsioni ed è entrato in coma. Successivamente è stato trasportato, eravamo vicino alla Sicilia, d'urgenza a Messina, che è poi la mia città, e lì io ho dovuto chiedere informazioni al medico, quando sono tornato, se questo bambino fosse ancora vivo o meno, perché non avevo idea. E questo bambino era appunto, come dicevo, in coma, ci è rimasto per 2 o 3 giorni, successivamente si è salvato. E lì, secondo me, in quel bambino c'è tutto quello che è la tragedia, no? Cioè il perché queste cose debbano succedere e che cosa c'entri poi la vita di un bambino con le scelte di una politica nazionale o internazionale, l'assurdità di quello che stiamo vivendo, ecco. C'è una storia in particolare che poi è molto importante nel libro, di una coppia eritrea che lascia il paese perché, anche se formalmente non c'è una guerra in Eritrea, di certo non c'è libertà, scopre che lei ha un tumore al seno e deve curarsi, e decidono di andare in Europa perché vengono a sapere da un medico volontario che in Europa queste cure sono gratuite, e non sapendo che avrebbero pagato un prezzo molto più alto, sia dal punto di vista economico che dal punto di vista della vita, perché poi lei è stata violentata, lui è stato torturato, lei è arrivata sull'Aquarius incinta proprio di una di queste violenze. E quella è una storia simbolica, perché non è che gente che è venuta per rubare il lavoro o per prestarsi alla propaganda di qualcuno, è gente che è scappata per sopravvivere e che è stata fagocitata da un sistema ingiusto e bestiale. Va bene, grazie mille. Grazie. Gentili telespettatori, il nostro appuntamento per oggi volge al termine. Vi ricordo di dare un occhio ai nostri canali social, e per oggi è tutto. Arrivederci alla prossima puntata.